Ciao. Allora, oggi no, non mi piace. E... nuova ricetta? No. Ciao ragazzi, oggi una nuova ricettina. Oggi è il 1° aprile, quindi... e facciamo... facciamo malissimo. Questa ricetta ce la illustrerà questo ragazzo al mio fianco. Vai, Andrea. Andiamo a preparare delle tagliatelle di totano che prepareremo con del pomodorino ciliegino, basilico, del cipollotto rosso, un po' di limone e un altro ingrediente particolare che ridi. Vai. È un ingrediente particolare che avete già visto in uno dei video precedenti, ma che non vi diciamo subito, lo scoprirete più avanti. Che bello lavorare con un simpatico pagliaccio. Ecco qua, non lo so, lo leggi te e io nel frattempo faccio un po' di ordine e dobbiamo iniziare. È una divertente filastrocca. E i bigliettini gialli? Oggi no, oggi è 1° aprile. Se il 1° aprile vuoi festeggiare, qualche scherzo devi fare. Devi essere divertente e anche un po' irriverente, cioè il mio dito lo leggevo. E allora, in piattino lasciati andare perché il dado devi lanciare. Sarà il numero più basso ad iniziare per scoprire cosa dovrai aspettare. Per scoprire cosa, virgola, dovrei aspettare, niente, gli elementari le avete fatte voi? Per scoprire cosa la virgola non c'è. No, c'è la virgola ma si va sotto, scusami. Padella, soffrettino, olio, aglio, lo schiacciamo e viene più buono, più saporito. Quindi, vieni. Se per te va bene io intanto taglio i totani. Va benissimo. Le fette andranno tagliate sottili in questo modo. Picchio d'aglio schiacciato e un pochino di peperoncino. Quando arriva la temperatura passeremo la parola a me. Allora, io intanto mi occupo del... Ah, c'ho i dadi, che carini, che ci faccio? Lancia. Cari, dai, guarda dove li devo lanciare, vanno sicuro a terra. Vai, ehi. Vai, metti, tocca a te. Vai, vediamo chi vince, i dadi. 6. 10 io, 6 Matteo, che ci dobbiamo fare questi numeri? Che spazza! Ok, me la satica! Che c'è scritto? Mangio un cucchiaino di sale! Sei pazza! Cucchiaino di sale si sente male! Doppio l'uomo, vai, Roberta! Sei veramente una sconda! Buon 1° aprile! Torniamo a noi. Quindi ti sei ripreso? Questa sta bene. Olio caldo, pomodorini in padella, non sprechiamo l'acqua di vegetazione dei pomodori e mettiamo anche questa. Allora, di base avremmo aggiunto un pizzico di concentrato di pomodoro. In questo caso cambiamo, abbiamo trovato il frigorifero del gochujang, che non è altro della pasta di peperoncini piccanti coreani. Che ha questo aspetto? È leggermente piccante, quindi andremo a dare anche un tocco un pochino spicy alla ricetta. È piccante e anche dolce, molto ha un sapore molto dolce, che si sposerà benissimo con questa ricetta di origine mediterranea. E basta una cosa. Aggiungiamo i totani. Facciamo ritornare a temperatura. Sfumiamo col vino. Lasciamo evaporare. Potremmo, sai che fare, Andrea? Aggiungere in cottura, che poi andiamo a rimuovere, qualche foglietta di basilico. Correggiamo di sale, il resto di pepe. Dobbiamo terminare la cottura, quindi adesso Matt, che sembra più che altro una specie di longobardo con scudo, coprirà con il coperchio e faremo procedere la cottura per 20 minuti, mezz'oretta, a fiamma leggermente più bassa. E poi basta, impettiamo. E prima lanciamo i dadi un'altra volta. Mamma mia, che cosa divertente. Sempre 12.
Attenzione, il prossimo bigliettino mi sa tanto che è di Matteo. 11! Bigliettino per me, bigliettino per me. Chiedi scusa al compagno o alla compagna di classe che hai trattato male quella volta dicendo che cosa hai fatto. E io ero un bambino perfetto. Scusa Marco, se giocando a calcio ti ho dato una spinta senza volere e ti ho fatto rompere il braccio. Mazza, la faccia del bambino perfetto. Sei infame. Siamo arrivati addirittura d'arrivo? Sì. Perfetto, io preparo un attimino il cipollotto che useremo come guarnizione a chiusura del piatto e useremo la parte verde. Poi Andrea ha detto a guarnizione del piatto, ma non è a guarnizione del piatto perché lo mettiamo in padella a fuoco spento, perché nel frattempo è pronto, in modo che col calore il cipollotto, il gambo della foglia del cipollotto, rilascerà tutti i suoi oli essenziali. Altro lancio di dadi! E vai! Eccoli, dai, mentre vieni qua su di l'ultima. Metti le manine a cucumella che così posso lanciare il dado. Ecco due. Sei. Vabbè, ci può stare. Puoi fare peggio di me. 5, Matteo! Non ci credo, te lo giuro, non ci credo! Che bello il primo aprile. Se hai perso, puoi insultare l'avversario, ma devi farlo dicendo tutte le parole al contrario. Si chiude qua. Testa di Ozak. Matteo. No? Impiattiamo, giusto? Ci siamo? Sì, okay. Impiattiamo. Fatica lavorare a quest'uomo. Comunque sia, questo è il piatto finale, a nostro parere è molto bello, di conseguenza ricordatevi di iscrivervi al canale e di spolliciare in su a più non posso. Ora io e Matt assaggiamo questo piatto che ci siamo meritati dopo questa giornata di lungo e faticoso lavoro e scopriremo com'è venuto. Assaggia un po'. Io parlo molto. E un crostone di pane secondo me ci starebbe bene in fondo. Il limone alla fine ci sta bene. Stemperà un pochino il peperoncino. Il cipollotto, la foglia del cipollotto. Sì, ti rimane quel pizzicorio qui nella gola, ma non è fastidioso perché il cocciugiano è sì piccante ma dolce, quindi dà l'aroma più che la forza del piccante che invece gli abbiamo dato col peperoncino secco che abbiamo messo all'inizio. La ricetta la troverete su impiattiamo.it e mi raccomando rifatela perché è veramente sì, buona e pazzesca. Buona e pazzesca. Buona e pazzesca, è pazzescamente buona, di conseguenza più migliore. Più migliore. Quindi iscrivetevi al canale, attivate la campanella e non vi perdete le prossime ricette perché le trastezucche stanno fruttando un sacco di idee che vi vogliamo far vedere. Ciao e alla prossima!